Benvenuti a tutti i telespettatori, abbiamo come sempre un graditissimo ospite nei nostri studi che è Graziano Accinni, che di tanto in tanto torna ad Grazie. illuminare i nostri cieli come la cometa Illuminare di io? Halley. Oddio! Insomma, grazie a voi, figurati, Ma grazie a grazie a te te. tantissimo per scegliere sempre la nuova per promuovere i tuoi prodotti. Io ormai l'ho scelta da una vita, Da sono passati tanto. 15 anni, Eh qua, beh, 15-16 anni. noi ci eravamo lasciati l'anno scorso con Tribù Lucane. Tu ogni Sì. anno ci proponi una nuova opera, un po' Bah, come Mina, che ogni anno caccia oddio, nominiamo un un nuovo personaggio prodotto. troppo No, fa altisonante. piacere, una volta Beh, all'anno io ci ho abbiamo. lavorato, quindi Appunto, è una però non bella a caso, grossa. non a caso. Bella grossa, lei è una di quelle stratosferiche. No, quelle. comunque niente, io mi sono permesso di nuovo quest'anno di presentare questo nuovo lavoro perché ho avuto modo di accelerare un po' la ricerca, perché come tu ben sai, poi gli anziani, sia suonatori che gli anziani vari, anche noi stiamo diventando pure noi un po', almeno io. E quindi insomma ho preferito farlo un po' più in fretta e divulgarlo alle nuove generazioni. Complesso saloni da barba e matrimoni. Possiamo vedere il fronte del CD che uscirà nei prossimi giorni. Complesso da saloni da barba e matrimoni, un nome che ci riporta un po' agli anni 60 e 70, che è un po' lo stile Sì. che tu ripercorri in questo nuovo lavoro. Perché questo stile qui? Questo è uno stile che io naturalmente ho visto proprio così anche da fanciullo, quindi quando i primi primordi, insomma, quando mi sono avvicinato un po' così al mio strumento e alla musica, avevo un salone per matrimoni, proprio da matrimoni, proprio dirimpetto casa mia. Quindi andavo io, sgattaio l'avo, perché non ero invitato in tutti, e quindi andavo a vedere Ovviamente, il complesso. certo. Perché non era il gruppo, non era la band, ma era il complesso, Certo. in quel caso lì da matrimoni. E quindi andavo a spulciare, a sentire un po' oddio, delle volte quando c'erano quegli anziani, perché poi c'era il complesso degli anziani e il complesso quello più giovanile, Sì. perché poi anni 60, anni 70, quindi Comincia ad anche arrivare il il rock. rock, le cose, so, vabbè, io poi delle volte quando incontravo gli anziani ero più giovane, quindi sai, il fatto dei Beatles, dei Rolling Stones. Certo. Poi più là il prog, quindi PFM, roba varia, attirava un po' di più perché Beh, era ovviamente normale, della tua era età chiaramente normale. erano un po' più E quindi affezionati, affascinati. quando c'erano i vecchi, insomma, che palle, scusa, si può Eh sì. dire. E lì sbagliavo perché poi quando in età matura ho cominciato a scoprire poi che anche quegli anziani lì appartenevano a un fenomeno che non era quello dei capelloni e quello del rock, ma bensì delle musiche, diciamo, romantiche. Che hanno reso poi famosa anche l'Italia in tutto il mondo, quindi i mandolini, le serenate, quindi parliamo dei valzer, delle quadriglie, delle polche, e anche la tarantella poi, diciamo che oltre a quella napoletana, quella lucana, quella del sud Italia, che è uno dei balli più famosi italiani nel mondo, parliamoci chiaro. E quindi insomma ho preferito dare questo titolo, questo nome qui perché ben evidenzia poi la ricerca che è stata fatta così porta a porta, quindi intervistando e facendo suonare gli ultimi depositari di quest'altro fenomeno. Quindi non soltanto tarantella, troviamo in questo lavoro valzer, mazurche, quadriglie, tutto un genere musicale che appartiene poi a questo filone dei matrimoni, che è un filone da riscoprire, che questo poi è anche lo scopo di questo tuo Sì, lavoro. diciamo che poi l'evoluzione dall'agropastorale, quindi dalla civiltà contadina, arriviamo a un tratto un po' più evoluto musicale, ma nel senso che gli artigiani di una volta imparavano tutti uno strumento, quindi trovavi gli orafi o il muratore o trovavi, che ne so, insomma tutti i vari artigiani, pittori, bianchini e dir si voglia.
che suonavano comunque uno strumento, imparavano uno strumento, quindi il mandolino, la chitarra, l'arpa, sia quella popolare che quella cosiddetta classica, e altri strumenti che venivano poi impiegati anche nei saloni da barba, ecco, perché i Certo. barbieri poi anche loro, per esempio, tanti barbieri suonavano la chitarra, quindi tra una barba e Mi l'altra. finivano di fare i Sì, capelli e suonavano, poi intonavano. Sì, andavano a ma suonare un diciamo che attimo. ci sono stati anche dei saloni dove la musica era di casa, nel senso che tra un taglio di capelli e una barba c'era. Io ho visto l'ultimo salone a Sant'Arcangelo del barbiere Alfredo Serra, Sì. e ti sto parlando di 6-7 anni fa, Sì. dove io sono entrato e non mi aspettavo che c'era uno che suonava la fisarmonica mentre lui stava facendo la barba a un cliente. Cioè, Fantastico, quindi al posto della sono radio arrivato c'era la musica dal sì. vivo, ma c'era un aggravio No, ma io sono arrivato nel proprio. costo del Non lo so taglio. che No, cosa c'è, perché però ti c'era ripeto, un sovrapprezzo nel costo del taglio, non lo la so. musica Io so solo da che matrimonio. sono entrato in un film, perché poi ho aperto la porta, permesso, e mi sono trovato questo che suonava, e lui stava facendo avanti, avanti, e faceva la barba. Meraviglioso, meraviglioso, Una cosa. fantastico. Vabbè, adesso è in pensione, barberia. Ovviamente, Barberia passa il chiusa, e tempo. quindi ciao. Senti, qual è appunto la particolarità di questo repertorio? Bah, la particolarità è che hanno fatto gioire e ballare intere generazioni, soprattutto nei matrimoni e nelle feste in generale. Che poi Quindi, abbiamo esportato questo beh, genere sì, insomma, ovunque, se nei locali vedi, poi se sono vedi pure emigrati. il film di Coppola, Il Padrino, o qualche altro Certo. film che insomma tratta un po' varie culture, quindi l'America di una volta, lì noti che nelle feste. Per esempio dei siciliani, quindi insomma quella del Certo, sud certo. Italia, c'è il complesso che intona delle melodie. Lo stesso parla più piano, insomma, la colonna sonora del Padrino, come vedi, è un brano molto romantico. E quindi stiamo parlando di grande romanticismo, quindi stiamo parlando anche della serenata, quindi alla donna, quindi stiamo parlando poi del matrimonio che è proprio l'unione tra un uomo e una donna. Diciamo, prima era vita, adesso non lo so che cosa è successo. Ci siamo persi per strada pure lì, però diciamo Ci è sono una dei buchi cosa. nelle sceneggiature adesso che sono. E quindi. Senti, l'intera tua opera, l'intero tuo trascorso musicale è caratterizzato da una profonda ricerca. Quindi qual è quello che hai scoperto? Quali sono gli intrecci musicali con gli altri generi musicali che ti hanno permesso poi di arrivare a questo nuovo lavoro? Beh, guarda, noi forse sicuramente ne abbiamo già parlato delle varie culture che sono un po' sorelle tra di Sì. loro. Io, avendo così anche fortunatamente, diciamo, viaggiato un po', non dico dappertutto, ma insomma qualche cosina ho visto, Certo. anche nei viaggi in Cina, poi alla fin fine. Ho sentito i mandolini pure là, quindi significa che alla fin Qualcosa. fine. Poi naturalmente già il fatto di ascoltare, dialogare in italiano, poi vabbè, poi noi dialogavamo comunque anche in dialetto, però per loro è sempre italiano, o Certo. comunque napoletano, perché sono patiti di questa Sì, cultura, vero. del bel canto, diciamo, anche romantico e napoletano. Quindi in automatico ho scoperto che poi abbiamo un po' seminato ovunque. Questa tipologia di Sì. cultura, quindi sto parlando sempre di una cultura molto estremamente romantica, Perché fa nel parte modo proprio, più no, del nostro bello. background proprio caratteristico. Invece, quali sono le persone con cui hai lavorato in questo, con chi ti sei rapportato per questo lavoro? Con chi suoni? Io, avendo lavorato un po' così anche con le tribù lucane, con questo polistrumentista che è Luigi Gaetani, che è del Vallo di Diano, di Teggiano, lui ha uno studio lì, e quindi mi sono appoggiato a lui perché è anche un polistrumentista, quindi si è occupato un po' anche di suonare le batterie e poi l'organo, perché
abbiamo usato il famoso organo di una volta. Ah, Ti proprio la ricordi? ricerca anche di Ti un... ricordi tu, penso che non è che No, io sono sei... nato una decina di anni fa, ricordiamocelo. Qualcosa la ricorderai, che insomma il Eh complesso c'era l'organo, sì. poi c'era la chitarra, insomma basso, batteria, insomma questo è l'ensemble diciamo da matrimonio, Certo. era questo. Quindi lui si è adoperato poi a suonare un po' di queste Ah, quindi cose avete ripreso anche gli strumenti che qua. Abbiamo venivano ripreso la usati? batteria suonata in quel modo lì, le chitarre suonate in Quindi un quel discorso un modo un filologico po' più spilloso, completo. il suono un po' più antico. Certo. Amplificatore, chitarra, poi accompagnamento, e poi c'è la caratteristica proprio poi in Val d'Agri, che c'è anche l'arpa. Ecco, infatti, perché ti sei voluto soffermare sugli strumenti a corda in particolar modo? Perché la maggior parte di quello che io poi sono riuscito a recuperare è registrato, le vecchie registrazioni ci sono strumenti a corda. Quindi abbiamo l'arpa per la Val d'Agri, poi nella zona del Sant'Arcangiolese, quindi abbiamo le chitarre, ci sono tante chitarre, poi c'è il mandolino, che insomma è lo strumento romantico per eccellenza, Certo. e quindi Anche più poi melanconico, sembra. melanconico, sì, però È anche lì, una mia impressione oppure anche un... molto divertente, poi alla fin fine dipende poi dalla suonata, Certo. come dicevano gli antichi, dipende non dal brano, dalla suonata. Senti, il percorso che hai fatto in questi anni su tutti i generi nostri, della nostra tradizione, che segno ti hanno lasciato? Hanno segnato Se ti hanno parecchio. lasciato qualche segno. Beh, un innamoramento pazzesco, e soprattutto il fatto di aver notato che c'è una grandezza di repertori e soprattutto di culture immensa. Cioè, pensa un po' tu, a Marsico Nuovo c'era questa signora, Elvira da Grosa, che è stata la mamma di Brassens, e che al piccolo Brassens aveva insegnato il mandolino, perché lei, come tutte le nonne, come tutte le mamme lucane, suonavano uno strumento, e quindi Certo. insegnavano ai nipoti, ai bimbi o ai figli l'arte della musica, insomma. Se dovessi trovare due aggettivi per descrivere questo tuo nuovo lavoro, allegro, Allegro, sì, allegro sì, però anche melanconico, romantico. anche romantico e melanconico, perché Ah, quindi ci sono ci tutte le sono due o tre brani che sfaccettature. sono proprio delle serenate, e quindi naturalmente hanno Ma questa. diciamo che il fil rouge di tutto quanto è l'amore, resta l'amore, visto che poi Sì, matrimoni. Ci sono Quali gli tanti argomenti dei brani. saloni da barba? Quali erano gli Per esempio, gli argomenti che venivano argomenti di trattati? Salone da Barba era parlare di tutti i guai e tutte le cose, di tutti i tradimenti, insomma, era Ok. un Era po' il pettegolezzo. spettacolezza nei Ok. saloni Sì, no, perché adesso invece per fortuna non si tratta più no, questa cosa, sì, non lo si fa assolutamente, mai, direttamente sui sui social non ho mai social. visto un pettegolezzo, per fortuna. E caliamo un velo pietoso. Senti, allora, complesso saloni da barba e matrimoni, da giugno in abbinamento con la nuova del Sud lo troverete questo lavoro, l'ultimo lavoro di Graziano Accini, quindi ci sarà la pubblicità chiaramente prima sulla nostra sia emittente che sul nostro giornale, per cui poi correrete a Da comprarlo. ringraziare Noi sempre la ringraziamo nuova, te per darci questa e possibilità intanto la perché... divulgazione è Al di là della importante. divulgazione, è importante, insomma, che questo repertorio possa È far un CD molto parte. carino. Ma non avevamo dubbi. No, 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 Altrimenti io rispetto non l'avrei agli altri. presentato. Tu lo Grazie, sai. figurati. Ci metto la faccia, Il quindi. CD è carino, nel senso che poi lo metti in macchina oppure lo metti nello stereo, insomma, ti puoi fare anche un ballo, Ma ecco. ovviamente per le serate, insomma, tra gli Dai, amici, ti sotto le metti stelle, là, sotto un bicchiere certo. di vino, una cosa. No, Appunto, e noi quello, per vabbè, ma fortuna non ci manca mai, ci sono siamo... anche dei brani. Un'ultima cosa, Come no? volevo ringraziare naturalmente tutti i musicanti e tutti quelli che mi hanno così donato le loro cassette, le Certo, loro certo. cose. E soprattutto mi scuso per chi non è stato menzionato, perché non potevo metterli tutti, sono No, però, veramente senti, migliaia, perché sono in ogni tanti. paese ce ne sono una cinquantina, un centinaio, poi negli anni, sai, anni 40, 50, 60, Immagino, 70, 80, immagino. e ancora adesso comunque. Nei saloni da matrimonio vediamo che ci sono, Come sono no, cambiate un po' di per cose, fortuna, cambia un po' c'è però. qualche computer in più, qualche Ecco, elemento in meno, certo, qualche ma computer in bisogna più. modernizzarsi in qualche modo, portare alla tradizione Beh, si deve anche... noi abbiamo suonato all'antica. Grazie Quindi grazie ancora per essere a te e stato alla nuova. nostro ospite. Complesso Saloni da Barba e Matrimoni da giugno in abbinamento con la Nuova del Sud. Vi lasciamo con la programmazione della Nuova TV.
segnala ingiustizie di servizi ed eventi e manderemo in onda i tuoi video nella Nuova TG. Contatto diretto con la Nuova TV. Manda foto e video al nostro numero WhatsApp 346 8353 824.